I tantissimi incidenti capitati nell'ultimo mese nella strada che conduce all'ospedale regionale San Salvatore, in cui una buca della profondità di oltre 20 cm ha causato diversi danneggiamenti alle automobili, ha spinto chi di dovere a provvedere e sono arrivati gli operai a rimettere a posto la buca con del cemento. Un intervento che di certo da solo non può bastare, perché il manto stradale cittadino è ormai ridotto ovunque ad un colabrodo e in ogni dove. E nonostante il primo intervento fatto a pettino, da allora la motivazione è stato il brutto tempo, non si è fatto più nulla. La segnalazione di Fabrizio Righetti, che da tempo aveva fatto vedere la cosa anche sul suo profilo, è stata raccolta e l'importante ora è che si sia messa una pezza almeno lì, una strada percorsa ogni giorno da tantissimi utenti e personale del nosocomio, ma anche da studenti e soprattutto dalle ambulanze. Ora l'auspicio è che si metta mano in modo serio a tutta la questione strade, che poi rientra anche nel discorso più ampio della sicurezza stradale.